Prepariamo un delizioso risotto con la rappa rossa, cremoso e saporitissimo. Per prima cosa prendiamo una padella, mettiamo dentro un fillino d'olio, aggiungiamo uno scalogno tagliato a pezzettini oppure una cipolla piccola, una bella presina di sale e mescoliamo. Facciamo tostare la cipolla e il riso per circa 3 minuti. Dopodiché aggiungiamo del brodo vegetale, in questo caso un brodo fatto in casa, e facciamo cuocere il riso. Mentre il riso cuoce, andremo a frullare due rape tagliate a pezzettini con la loro acqua di cottura. Io ho utilizzato quelle che vendono nelle buste dei supermercati. Una volta fatto questo, andremo ad aggiungere un cucchiaio di frullato di rapa alla volta. In questo modo il risotto manterrà un bel colore e un ottimo sapore. Ma non dobbiamo fare altro che cuocere come un comune risotto, aggiungendo man mano la nostra rapa. L'ultimo cucchiaio aggiungetelo quando mancano 2-3 minuti alla fine della cottura, perché in questo modo il colore rimane bellissimo. Infine aggiungete due manciate generose di parmigiano e mescolate per mantecare bene. Impiattate il vostro risotto e aggiungete sopra una buona fetta greca sbriciolata che darà un po' di acidità al piatto e qualche fogliolina di prezzemolo se vi piace al centro. A me piace tantissimo questo risotto, spero che lo provate e che possa piacere anche a voi. Se lo provate lasciate un commento qua sotto con la vostra opinione e se lo fate scattate una bella foto e pubblicatela su Instagram utilizzando l'hashtag ricette di Gabri. Ciao ciao e a presto!